ragazzi, benvenuti sul canale. Allora, grattiamo un turistino oggi. Mentre che lasciate un pollicione, mi raccomando, se no l'astronauta si incazza. Lo mettiamo qua l'astronauta, al fianco al pollicione. Il pollicione lo mettiamo qui e l'astronauta lo lasciamo qui. Ok, diciamo che si può iniziare a grattare, diciamo così. Ingrandiamo leggermente. Ok, mettiamo a fuoco, perfetto. Allora, iniziamo. 25. Intanto che gratto, vi volevo dire di rimanere sul canale anche dopo la fine della grattata del Gratta e Vinci, perché ogni giorno, forse ogni giorno, non proprio ogni giorno, comunque ci saranno dei video dopo la grattata che riguardano il Castello Visconti, il dentro del Castello Visconti veramente inedito, che se mi beccavano mi facevano un mazzo così. Poi dei video sui borghi che ci sono lì al Castello Visconti e i negozi, non proprio tutti, perché alcuni era vietato filmare, fotografare, vabbè, varie cose che poi alla fine, io non capisco anche perché fanno quello. Alla fine vi faccio anche pubblicità gratis, ma fate filmare la gente o fotografare. Magari io devo fotografare un determinato oggetto perché lo voglio fare vedere a un amico e questo amico dice sì, mi piace, vado anch'io a prenderlo e tutto. Però se, è logico, se io non posso fare una foto, come faccio a far vedere al mio amico il prodotto che c'è, che magari io so che gli potrebbe anche interessare. E vabbè, comunque sono delle regole particolari, però non tutto il borgo è così, perché anche all'interno del museo, il museo delle torture, quello che è praticamente all'entrata dove ho fatto il biglietto, questo mi ha detto tranquillamente che io posso filmare e fotografare l'interno del museo. Ho avuto il suo permesso, infatti ci saranno dei video, dei filmati dell'interno del museo delle torture. Lasciamo perdere quello che ho trovato all'interno, che veramente sono delle cose... lasciamo stare. Fa venire la pelle d'oca solo a pensare, però... turistino. Però ai tempi esistevano, e lì sono cavoli. Poi ci saranno anche dei filmati sulle frecce tricolore, esempio, che si sono svolte domenica 13 ottobre a Milano, all'Inate, che attualmente era chiuso perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione. Comunque, a quanto ho capito, dovrebbe aprire a breve, se non entro fine ottobre. Dovrebbe già diventare operativo prima di novembre, dovrebbe, perché in Italia dovrebbe, è da puntualizzare quasi su tutto, però poi ho fatto dei giri in moto, motocross, a livello non agonista, a livello non professionale, ma da dilettante, puro divertimento. Ci saranno anche dei video di questo, una piccola gara che ho fatto su dei kart elettrici, anche questo ci sarà, particolare, qua vedo che andiamo malissimo, andiamo. Non c'è praticamente niente, 32, 42, 33 non c'è, 32, 41 non c'è, 12 non c'è, vabbè. E poi, che dirvi, cos'è che c'è? Ah, l'interno di Harry Potter, mi sembra di averlo già detto in un altro video, comunque molto suggestivo l'interno del negozio di Harry Potter, per gli amanti di Harry Potter. Poi, volevo farvi vedere questa spada qua che ho acquistato sempre lì al borgo. Guardate che roba, è la spada del Signore degli Anelli, il Pungale, che utilizzava gli Hobbit nel film, ma questo in particolare era utilizzato da Frodo, era l'addetto al trasporto, al trasporto dell'anello. Le scritte, adesso lo sfoderiamo, le scritte che ci sono praticamente su questa spada, sono quelle riportate, la Madonna quanto è lunga, vai, le scritte praticamente sono quelle riportate sull'anello del Signore degli Anelli, così mi ha detto chi mi ha venduto la spada. Sostanzialmente io ho fatto un controllo delle scritte che c'erano sull'anello e devo dire che sono molto simili. Secondo me sono uguali, sono veramente uguali. Guardate che spettacolo di spada. Vabbè, logicamente non è tagliente, però la punta c'è. La punta c'è. La punta ci sta, guardate che roba. Guardate, vi faccio vedere, non so se rende l'idea, però la punta c'è, insomma. Se si colpisce con una determinata forza, questa buca. Comunque è bella, veramente bella, il manico, e devo dire che, guardate che pesa veramente, Comunque, grattiamo qua, 21, 46, non abbiamo vinto niente. Rimanete sul canale e seguite il video, ciao ragazzi! Siamo in fase. Questa volta?
Un po' indietro il pedale. Hanno tamponato da dietro, eh. E la madonna, ma qua si sta ammazzando, continua a vedere il CD, ma che cazzo è? Siamo che c'ho fretta, c'ho fame io.
accelera. Vai, 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 vai. Ok. Non li ho già presi così te questa. La Madonna l'Immacolata, che caldo. Già finito. Già finito. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao